attenti ai piccoli musei narranti, che ho avuto il piacere di seguire. Soltanto due parole prima di lasciare alla candidata il tempo, lo spazio di commentare il suo lavoro. Allora, è un progetto che lavora per il racconto, la narrazione e la valorizzazione dei piccoli musei del territorio e che propone un modello, in realtà, che è anche esportabile a una serie di territori diversi, che lo stesso sia una grande forza del progetto. Ma la forza principale, a mio avviso, poi vediamo se Valentina è d'accordo, ma è quella anche che il progetto nasce in un ambiente didattico, quindi con la partecipazione degli studenti con cui ha avuto e ha quotidianamente l'opportunità di lavorare. Quindi è stato anche possibile per lei testare immediatamente il funzionamento di questo sistema, di questo modello quasi culturale, potremmo dire, di comunicazione. E un progetto quindi che si situa in un contesto pragmatico di realtà, perché è stato sviluppato con una serie di partner reali che hanno posto le domande, espresso dei bisogni, delle necessità, e però appunto la cosa interessante di questo progetto è che partire da questo caso particolare poi ha posto le premesse per un ragionamento più ampio che può essere scalato anche in prego. Ok, il progetto di tesi appunto si chiama Piccoli Musei Narranti perché il senso è proprio quello di far raccontare una storia agli oggetti contenuti all'interno del museo e partendo appunto da una riflessione sul tema legato al piccolo museo, lo studio si propone di valorizzare appunto queste realtà museali minori, chiamiamole così, spesso poco conosciute, quasi dimenticate, che hanno delle grandi difficoltà a realizzare i propri obiettivi, a volte per mancanza di fondi oppure una scarsa comunicazione, o appunto prendendo così, basti pensare a un rapporto tutto da costruire ancora con le istituzioni scolastiche. Il mio progetto di tesi, quindi, questa è una sorta di linea del tempo. Il mio progetto quindi è una sinergia, una collaborazione tra il MUSA, che è un museo civico archeologico di Sant'Arcangelo, una piccola cittadina della provincia di Rimini, un museo che ospita reperti dal Neolitico fino al dipinti del 700-800 fino ad arrivare anche a degli innesti di un prato molto conosciuto era. Anni sta vivendo un momento di ridefinizione del proprio ruolo, quindi il senso di questo progetto è non lasciare che il museo rimanga un luogo per pochi eletti o per intellettuali, i quali poi conoscono o hanno delle nozioni in merito a tutto ciò che il museo contiene, ma che diventi un luogo adatto a tutti e che coinvolga anche la cittadinanza. È appunto un progetto svolto nell'ambito del PCTO, che è un percorso per le competenze trasversali che i ragazzi svolgono a scuola, ed è una collaborazione tra la scuola come istituzione e il museo come ente, e i ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi con un cliente vero e proprio, in questo caso un museo, e la direttrice e la curatrice museale. Gli step sono stati un incontro principale dove direttrice e curatrice hanno presentato il museo senza riempire i ragazzi di propri contenuti, perché la loro funzione è mediamente 5 minuti, non di più. E il secondo step è stato fare un sopralluogo all'interno del museo e lasciare liberi i ragazzi di girare come camiscionti, senza una guida, senza un'audioguida, liberi di poter visionare tutto ciò che c'è all'interno del museo e di lasciarsi ispirare dagli oggetti contenuti. E vado un attimo avanti. Alla domanda fatta ai ragazzi di cosa potrebbe convincervi ad entrare in un museo come questo, un museo dove ci sono
sono appunto reperti archeologici dall'Eolitico, che per loro sono, detto così, era molto semplice, cocci e niente di più, perché sono ragazzi di 17 anni. Cosa potrebbe quindi convincere di entrare in un museo e che cosa potremmo fare per coinvolgervi? E la risposta di una ragazza è stata portando fuori il museo, quindi di entrare dentro un museo non si ne parla proprio. E quindi ho tanta ispirazione da questo progetto di Garuti Museum, che ha creato questa sorta di installazione per produrre relazioni con i passanti, posizionando questa struttura al centro, in un centro urbano. E questo contenitore, cioè questa installazione, diventa un contenitore che allo stesso tempo è anche una scatola delle meraviglie, insomma, per i passanti, perché si trovano a vedere in questo, questo diciamo contenitore delle opere d'arte all'interno della città, che è abbastanza inusuale. E questo è un altro esempio, Filio, che realizzò un museo all'interno del suo cappello. E qua c'è un po' tutta la funzione pedagogica del museo, sulla quale io andrei avanti, non so se... Sì, sì. E questo progetto qui, il PCTO, è importante per loro anche perché rientra nel discorso dell'educazione civica, quindi questa collaborazione tra arte e museo è uno scambio reciproco che è molto, molto importante sia per il museo che comunque per i ragazzi. Qui insomma, vado un attimo avanti, la PM è un'associazione, che ho preso in considerazione, un'associazione che lavora tanto per i piccoli musei. Ho preso in esame due casi studio, uno è il Museo della Grande Guerra di Mu, dove questo personaggio viene, dove appunto viene creato un personaggio, un profilo fittizio di un personaggio, e il museo, in particolar modo poi dietro c'era uno storico, hanno raccontato per 8 mesi sui social ciò che il soldato viveva durante la prima guerra mondiale, creando numerose interazioni col pubblico, il quale si è trovato a fare domande, ad incuriosirsi, quindi si è creato una sorta di dialogo, di scambio, un modo diverso insomma per parlare di storia, di arte, di musei. Talking Things invece è un po' più vicino al mio progetto, poiché la storia, questa è una collaborazione tra scuole e professionisti, hanno creato questa applicazione per far parlare le statue della città di Parma, quindi inquadrando con il QR code questa statua arriva una telefonata da Garibaldi, anche per lui insomma, in base alle statue insomma, presenti all'interno della città, quindi anche questo è spendibile in altre realtà, arriva una telefonata e si ha la possibilità di parlare direttamente con Garibaldi, il quale racconta la propria storia. E il progetto vero e proprio invece è quello che è stato il mio progetto, le finalità sono appunto attrarre, innovare, valorizzare e formare, quindi far passare i ragazzi non solo, ma anche la cittadinanza, da fruitori passivi a fruitori attivi che raccontano e parlano, e questo ho potuto farlo grazie allo storytelling. Ho parlato ai ragazzi dello storytelling, ho spiegato loro l'importanza dello storytelling, come lo storytelling può in qualche modo emozionare raccontando storie. E qui ci sono alcune foto di Sant'Arcangelo, che è il luogo dove si trova il museo, sono foto storiche. Questo è lo sferisferio, questa è la piazzetta adiacente. Li ho messi perché sono i luoghi dove potenzialmente si potrebbe collocare la struttura, l'installazione che ho creato. Questi sono alcuni oggetti contenuti all'interno del MUDOS. Gli obiettivi didattici erano che mi sono prefissata di
raggiungere con i ragazzi, sono in primo luogo far capire a loro la differenza tra vedere e guardare, perché purtroppo loro guardano e non vedono niente. Quindi questo è stato uno delle cose più importanti, degli obiettivi principali. E ho parlato loro della pareidolia, quindi di saper osservare, vedere e cercare di riconoscere, di vedere negli oggetti altri oggetti. Quindi facendomi vedere delle fotografie ho cercato di far capire loro che soffermarsi sui dettagli è molto importante. E questi sono alcuni esempi della pareidolia. Appunto, come dicevo, l'altro obiettivo è imparare a costruire una storia, parlando di storytelling. E vado un attimo avanti, poi torno indietro. E quello che ho fatto è creare io innanzitutto delle storie per loro, lasciandomi ispirare dagli oggetti. Questo oggetto qui, che è una rocchetta della prima media età imperiale, diventa la signora con le ossa rotte. E se ho un minuto ve la leggo. Aia, aia, ai, la voce della signora con le ossa rotte echeggia nei vicoli del piccolo borgo. Cammina distratta, crede di conoscere tutta a memoria. Troppe volte però i passanti l'hanno vista rotolare giù fino alla piazza. Si vocifera che pezzi di lei siano stati ritrovati ovunque e che qualcosa ancora le manchi, forse un venerdì. Altre storie invece, questa qui è stato un ragazzo a dirmi, osservando gli oggetti all'interno del museo, quando li lasciai liberi di girare, e questo stava chiedendo di andare in bagno perché ha alzato la mano, però è diventato lo scemo del villaggio. Lo scemo del villaggio prende ogni santo giorno il tram del 14.02, lo aspetta già con il braccio alzato, ha paura di cadere ancora prima di salire, sembra abbia bisogno di qualcosa, ma in realtà non vuole niente, è solo brillo. Poi c'era un altro, però magari adesso torno un attimo indietro. Quello che ho pensato di realizzare con i ragazzi è questa installazione che si rifà un po' all'interno del cubo di Galuppi, ma al suo interno è aperta, quindi diventa uno spazio aperto. All'interno c'è uno schermo dove scorrono delle fotografie, delle immagini, degli oggetti presenti all'interno del Musas. Le persone possono sedersi, lasciarsi ispirare dalle immagini e creare la propria storia, inquadrando semplicemente un QR code. Hanno la possibilità di visionare tutte le immagini e sceglierne una, magari più di ispiro, più di emoziona, e questa è diciamo, una sorta di, diciamo, un disegno tecnico in prospettiva molto semplice, perché anche bisogna anche tenere in considerazione che questi musei spesso non hanno fondi per realizzare e fare grandi imprese. E questo è un piccolo mock-up dove ho diciamo, messo questo schermo e far vedere un po' come sarà a grandi linee. Questa è una vista, una pianta e una sezione di come potrebbe essere al suo interno, e uno studio di fattibilità un po' più completo, poi comunque molte cose sono da rivedere. È una semplicissima schermonista e applicazione con un'interfaccia molto basic, dove inizialmente si acconsente alla memorizzazione dei dati, si registra, si ascolta, se si è soddisfatti si va avanti, altrimenti si cancella, si torna indietro, si invia, grazie. Quindi a prova di tecnologia, insomma, adatto a tutti, nel senso non è quello di coinvolgere e utilizzare gli strumenti di comunicazione utilizzati dai ragazzi, ma anche coinvolgere la cittadinanza e quindi l'applicazione deve avere per forza un'interfaccia semplice. Questo è il marchio logo che ho creato diciamo, per tutta l'identità visiva. Il marchio raffigura una sedia con una prospettiva volutamente sfalsata, le cui gambe ricordano la lettera M del museo, mentre diciamo, le altre aste danno forma a due aperture, due ingressi, quindi rimane uno spazio aperto. Uno spazio che può essere, deve essere attraversato. E il marco poi diventa appunto il punto cardine sul quale si sviluppa tutta l'intera identità visiva del progetto,
inclusa l'installazione nelle quali si ritrovano le variazioni di geometrie, tranne lo schienale per questioni di altezze. La sedia perché diventa, è sempre un simbolo di accoglienza e diventa una sorta di palcoscenico, uno spazio nel quale il pubblico entra in scena e diventa protagonista e attore di un piccolo racconto. Questa è tutta l'identità visiva che poi ho creato, dei totem grafici, l'applicazione, la schermata di una pagina social Instagram. E questa è una campagna multisoggetto, diciamo, dove in ogni manifesto, sono tre, in ogni manifesto c'è una parte del racconto. E possono essere collocate sia vicine che sparse, insomma, per la città, così che la gente può anche andare a ricercare, volendo, e al tempo stesso avere l'occasione di girare il paesino, che non è molto grande. Queste sono altre prove a colori. Questa è una mappa per orientarsi sui punti, diciamo, di interesse della città. E qua c'è una storia, che è sempre parte sempre del discorso del storytelling, è una storia che ha scritto la direttrice del museo, insieme a un reportage ragazzo, che è quello che io ho fatto con i ragazzi quando siamo andati a effettuare il sopralluogo a Musas. Hanno fatto delle imprese anche con la GoPro, stanno realizzando un video, un progetto che stiamo portando avanti, che terminerà a maggio, in occasione della giornata di piccoli musei, faremo un evento. Grazie. Ci sono le interviste fatte alla direttrice e alla curatrice. Che è materiale che sì, è materiale che ha servito la fotografia. Grazie mille. Questa volontà di coinvolgere il fruitore, il ragazzo, chi può partecipare attivamente, no, a questa tua esperienza. Secondo te il ruolo di un progettista, di colui che pensa, no, che comunque sta dietro alle file, no, di questo anche tuo progetto di tesi, come può il progettista aiutare il ragazzo ad aver voglia a partecipare, quindi essere coinvolto, essere tirato dentro a sua volta come punto, come partecipazione attiva? Sicuramente utilizzare lo stesso tono di comunicazione, gli stessi strumenti utilizzati dai ragazzi è fondamentale, perché sono principalmente i social, lo smartphone, sono gli strumenti che hanno in mano tutti i giorni, quindi se si riesce a coinvolgere utilizzando il loro stesso linguaggio e i loro stessi strumenti, sicuramente i ragazzi li conquisti. E soprattutto l'idea di utilizzare uno smartphone è anche per far capire loro che si può fare un utilizzo più consapevole degli strumenti che hanno. Mi è piaciuto molto il piccolo racconto che hai messo con l'anfora, no? la sorte. Mi sembrava di sentire in lontananza dei commenti dei ragazzi che si raccontavano magari quello che avevano visto in questo romagnolo un po', no? Sentire, ecco, queste voci che raccontavano un'esperienza con il loro linguaggio. Ecco. Cosa pensi possa essere possibile portare un linguaggio che è un linguaggio molto giovanile all'interno di un'istituzione come un museo? Pensi che sia possibile? Sì, io penso che sia possibile e sono, per esempio, questo museo in particolare si è reso disponibilissimo a cambiare il proprio tono di comunicazione, soprattutto con questa nuova direttrice, la quale proprio
trovare un tono di comunicazione diverso per parlare di qualcosa che appunto sono aperti archeologici. Mi è piaciuta molto, se posso, una frase che ho trovato all'inizio, che ho citato all'inizio. Allora, posti in una tempo all'interno del contenitore museale, gli oggetti perdono il loro significato originale. La vita di un tempo li ha caratterizzati e si interrompe. Gli oggetti appaiono come dormienti, incapaci da soli di comunicare e di relazionarsi con il visitatore. Questo impedisce un reale coinvolgimento, soprattutto dei meno esperti e delle nuove generazioni, tanto che il museo è talvolta descritto come un luogo amichevole e noioso, o addirittura un cimitero. E se potessimo risvegliare gli oggetti da questo suono incantato, se potessimo renderli vivi ancora più di quanto non siano mai stati, dotandoli di una voce, della capacità di comunicare direttamente con il visitatore, ma anche di utilizzare un linguaggio più giovanile, mi viene da dire. Forse in questo modo i ragazzi li coinvolgiamo. No, se ci sono altre domande. Domande? Grazie. Grazie. Allora, benvenuta, direttore, in qualità di direttore di questo istituto, con Cristo di primo tempo di secondo livello di grafica dei sistemi, con la votazione di 106 su 110. Complimenti. Prenderà il via libera. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti.